Cesare Cremonini, bolognese, classe 1980, ha avuto il primo grande successo già a 18 anni. Chi non conosce 50 Special, disco di platino, ma è il live, la sua sfida personale per dimostrare a se stesso di essere un artista completo. Una sfida cui sta andando incontro con una grinta entusiasmante. A guardarlo muoversi sui palchi del suo logico tour, che ha già incassato sold out su sold out, è chiara e forte la voglia di creare un legame vero e diretto con il suo pubblico. È uno spettacolo caleidoscopico, cioè riesce a farmi esprimere a 360 gradi in tutto quello che o so fare o ho imparato a fare in questi anni. È uno spettacolo di grande livello e per questo mi mette anche molto alla prova, ma era questo che io cercavo attraverso questo show. Volevo arrivare fino al mio limite e vedere quanto ero capace di stare in piedi su un palco del genere, su un pubblico come questo, così numeroso, e la risposta è che ci so stare, per fortuna. Quindi possiamo puntare ancora più in alto. Logico, title track dell'album, racconta molto della sensibilità di questo cantautore, che ora parla di amore in modo meno vellutato, più scarnamente autentico. Un incontro che bypassa la logica e fra egoismi e disordine si fa strada per assonanza interiore. C'è un momento proprio preciso in ogni vita di ogni persona, la mia compresa, in cui la logica, la razionalità crolla. È il momento in cui, anche più banale, in cui sei al cinema e sui titoli di coda piangi, non c'è modo di fermare a un certo punto l'emotività, e la logica si fa da parte. Logico è il sesto album di Cremonini, un successo immediato dietro al quale c'è però un percorso. Il mosaico di note e parole che ascoltiamo segue le spirali interiori dell'artista. Pian piano il puzzle si compone. Decidi tu quanto vuoi che duri questo percorso, perché è molto faticoso, molto doloroso, molto fatto di muri incontrati, di bui, di momenti in cui ti perdi. Molto ha a che fare con la fiducia in te stesso, che è un argomento molto grande mentre lo fai questo disco.